L'impegno della rete di imprese turistiche dell'Alto Tirreno verso la DMO. Questo è il titolo dell'incontro che si è svolto ieri in Confartigianato alla presenza del direttore della Confartigianato Spezzina, Giuseppe Menchelli, di Gianluca Giannecchini, consulente di marketing, del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, e dell'assessore al turismo, Paolo Asti. Presenti anche molti operatori turistici ed esperti del settore. La rete delle imprese turistiche dell'Alto Tirreno è nata a marzo dell'anno scorso, in modo da incentivare la creatività degli operatori e creare prodotti, servizi che vadano a soddisfare le esigenze dei turisti, oggi sempre più esigenti e sempre più informati. Nel corso del convegno si è parlato dell'impegno di Confartigianato nel settore turistico, attraverso anche alla nascita della rete di imprese turistiche dell'Alto Tirreno, che ha come obiettivo quello di unire insieme tante attività differenti per promuovere il territorio e offrire al turista servizi su misura. Un'offerta competitiva, un'offerta valida, soprattutto un'offerta variegata, che quindi deve soddisfare le sue esigenze, deve soddisfare le esigenze di un cliente che ha visitato le Cinque Terre ed ha voglia di visitare poi il nostro Golfo dei Poeti. Noi siamo qua con le nostre proposte, con i nostri pacchetti, con i nostri servizi selezionati. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di far diventare la Spezia una destinazione e non più solo porta delle Cinque Terre. Indispensabile quindi investire da un lato nella nostra storia, recuperando le nostre tradizioni, la valorizzazione dei nostri musei, del Museo Lia in primis, quindi un investimento importante e per far sì che i turisti rimangano nella nostra città per più giorni e non solo per un giorno e mezzo come avviene attualmente. Nel corso del convegno si è anche parlato del PUC, che al momento prevede la cancellazione del pennello, ma che l'amministrazione è intenzionata a modificare. Ci sarà il pennello per fare investire chi ha presentato un progetto di autorità portuale con il rispetto dell'ambiente, con il rispetto di tutti, ma quella sarà una delle opere che ci permetterà di vedere una Spezia del futuro sicuramente di alto livello. Tra le volontà anche quella di destagionalizzare sempre più il turismo e di riproporre un calendario degli eventi che attualmente manca. Stiamo lavorando per far sì che il DMO possa diventare un elemento in grado di organizzare, diciamo così, di fare una programmazione passando da ciò che molto spesso per ovvi motivi diventa invece una cosa più improvvisata.